Buonasera gente, buonasera, come va? Spero tutto bene, bella Fefo, bella Pole, bella Ale Gala. Buonasera ragazzi, cosa famo questa sera? Schifo, ha risposto perfettamente il Pole, facciamo schifo come sempre. Signori, il menù di questa sera prevede due piatti, una portata principale che arriverà più tardi e un antipasto che ci godiamo adesso. Bella Alex, come finire in bellezza tutti i martedì e giovedì sera vendo il geco. Grazie mille Alex, poi dicono che la vita fa schifo. Sì. E dicevo, l'antipasto è la fine di Capitan Spirit, adesso non dovrebbe mancarci tantissimo, e poi ci si spara un bel gioco col VR, che da tanto che non lo uso, avevo veramente tanta voglia di giocarci col VR. Alex ci ha consigliato un titolo interessante sul gruppo di Geconauti, e il geco giustamente lo prova. E quindi finiamo questo e poi pronti via sei sempre bello. Grazie. E poi via con The Exorcist, che poi è un horror, raga, cioè un abbinamento perfetto. Horror e VR, che sono due cose che non facciamo da un sacco di tempo e finalmente è arrivato il momento. Quindi, bando alle ciance, direi che non c'è tempo da perdere. Ho la mia Red Bull, che dovrei smettere di bere la Red Bull, ragazzi. Sono abbastanza convinto di dover smettere di bere la Red Bull, perché non fa per niente bene. Uncharted arriverà il giorno anche per Uncharted, Fefo. Non temere, Fefo. Tutte le cose arriveranno al giusto tempo in cui devono arrivare. Ecco. Tempo di impatient. Quindi, signori, continuiamo subito. Capitan Spirit, The Awesome Adventures of Capitan Spirit. Ho il liquido della sigaretta elettronica ovunque. Che schifo. Continua. Eravamo usciti fuori, avevamo sconfitto il pupazzo di neve, il nevamante. Io ho messo il lettore del VR sopra la TV, in alto, ma è tipo in alto, è tipo tanto in alto. E non l'ho ancora provato, quindi la parte in cui giocheremo col VR, ovvero più tardi, sarà sottoposta ad alcuni test prima di funzionare, però spero vada tutto bene. Il VR non lo accendo da un sacco di tempo, ma non penso che un VR si rompa così da solo, no? Teoricamente. Quindi, vediamo i nostri obiettivi. Allora, il costume l'avevamo fatto, sì. Tesoro di Capitan Spirit è sepolto qui intorno. Devo mettere insieme le due parti della mappa per scoprire il cammino. Esattamente. Potrei allenare un po' la mira su quelle pericolosissime lattine di birra. Ecco, potremmo fare questo, ad esempio. Mandroid si sta ancora nascondendo sul suo pianeta, con il mio costume completo potrei usare la nave spaziale e scovarlo. La nave spaziale si intende la macchina del padre, secondo me, quindi dovremmo prendere le chiavi della macchina del padre che abbiamo messo sul portachiavi prima dell'uscita dove c'è la porta di casa, sostanzialmente, e prendere l'auto. Però penso che la facciamo come ultima cosa questa. La mia squadra di supereroi è forte, ma devo tenere d'occhio Mandroid e i suoi super cattivoni. Di politica non sono un esperto. E quindi non vorrei dire cavolate, insomma, non mi interesso molto di politica. Anche perché non mi ha mai interessato molto l'argomento e rischierei poi di essere troppo di parte non sapendo di cosa sto parlando e quindi preferisco evitare. Quindi, le lattine di birra dove possono essere? Vediamo. Ah, il ragazzino può anche correre, cioè, number one. Che cos'è? Pila di rifiuti, guarda, che si può entrare? Maze of Doom. Il Captain Spirit labirinto heard del about the secret giudizio. treasure inside. C'è un tesoro nascosto all'interno. Entriamo nel labirinto del giudizio. Che bello il fatto che questo ragazzino con un nulla e tanta fantasia riesca a divertirsi. È molto figo. Molta gente ormai pensa che per divertirsi bisogna spendere tanti soldi, no? Fare cose tanto costose. Invece ti fa pensare anche al fatto che da ragazzini ci bastava veramente una cazzata per divertirci. Vai a sinistra o vai a destra? Ah, abbiamo una scelta importante qua. Direi a destra? Sì, andiamo a destra. Andiamo a destra, così a caso. Vai a sinistra, vai a destra e continua ad andare a destra. Better look at that map again. Ah, la mappa! Ma la mappa non ce l'ho! Non ho la mappa. Dovevo forse trovare una mappa prima di entrare in questo labirinto. Ah.
Boh, però magari andando a caso ci va di culo e riusciamo a... Ho letto che questo non è proprio un prequel, è collegato in qualche modo a Life is Strange 2 e inoltre alla fine si dovrebbe vedere il protagonista di Life is Strange 2. Ah. Che non è Max, quindi. Ah, attenzione. Raga, esci. Ci vuole una mappa, ci vuole... Perché così continuiamo a girare a caso. E non abbiamo la soluzione. Vediamo sulla casa... La casa sull'albero se c'è qualcosa. Forse lì riusciamo a trovare qualcosa di utile, chissà. Non ci sono ancora andato sulla casa... Sulla casa sull'albero, sì. Sulla casa sull'albero, sì. Un po' macchinoso, però sì. Il treno è rotta. Non posso fare questo swing perché è troppo pericoloso da fare. È troppo pericoloso e non vuole ripararlo. Però per come l'ha detto in inglese ha detto "It's too dangerous to fix". È troppo pericoloso da riparare, non da usare. Behold, the flying fortress. La fortezza volante la chiama lui, è vero. La fortezza volante. Andiamo sulla fortezza volante. Ok, qua un po' di roba interessante, forse la troviamo, eh. Porta segreta. I can't let Dad find my secret stash. Ever. Papà non deve mai trovare la mia porta segreta. Open sesame. Che superpoteri che ha questo ragazzino. Decodificatore segreto, carte di baseball, lettere della scuola e vignette. Queste sono le vignette della madre. I loved watching mom draw her comics. Che cosa mi stai preparando, amore mio? Il tuo piatto preferito, la pizza. Buon San Valentino. Ok. Il palazzo del supremo. Lettere della scuola. Harry did say mean things about dad. But I can't let him see this. Gentile signor Eriksen, le scrivo per informarla con che questa settimana dopo le lezioni di suo figlio Chris ha avuto una piccola lite con mio figlio Harry Sorber e i suoi amici. Chris ha detto che stavano dicendo cose inappropriate su di lei, ma le assicuro che Harry non è quel tipo di bambino. In ogni caso la conosce solamente tramite me. Come già saprà, Harry è uno studente modello e un bravissimo Boy Scout. Forse dovrebbe parlare direttamente con Chris. Se questa situazione si ripeterà, sarò costretto a rivolgermi alla scuola. Ma va, va. Gliel'ha nascosta. This is my worst report card. I'm doing better now. Ah, gli ha nascosto la pagella. Gli ha nascosto una pagella con un 8 meno, un 6, un 7, un 7 più, un 10. Io l'avrei sfoggiata e sbandierata per settimana una pagella del genere. Però sono dettagli questi. Carte di baseball. These are my favorite baseball players. Even if I don't understand the stats. Questo ragazzino è obbito. Nasconde anche le pagelle. Number one. No, Raim, vabbè. Figurine di baseball. Cazzi. Che cos'è questo? Maybe I can use this to read the map. Ah, posso usare questo per leggere la mappa. Ottimo, ottimo. Now I can use this to reveal the full map to my next adventure. Ah, è un foglio trasparente in cui lui si è salvato il decodificatore della mappa. Questo ragazzino è un boss. È un boss indiscusso proprio. Poco da dire. Assolutamente, cioè. Pirata dei cieli. A fortress looks safe since we last talked. Sky Pirate, what's the situation since your last report? Did the storm cause any damage? No, Captain. The magnetic field protected us from any harm. Protagonista è un amico di Max e Claude di Life is Strange 2. Keep up your good work. Chi potrebbe essere? Magari qualcuno di nuovo che non conosciamo ancora, probabilmente. Sì, lo so, l'ho già visto. Ok, grazie. Dad keeps telling me this is a girl's doll. So what? È quella di Frozen? She's the ice queen. Sì. C'ha la pista con Frozen comunque, eh? Vabbè, è un bel cartone Frozen, dai, ci sta. No, volevo guardare l'altra cosa. No, no, no. So what?
She's the Ice Queen. Volevo vedere Noctared. Ecco. That's oh madonna. Il figlio di Noctarius. Looks like his dad. Assomiglia un sacco a suo papà. Ha preso tutto dal papà. Vecchia ciotola, accendi la sigaretta. Well, maybe I could take one little puff. No. Perché? Iniziamo, Fefu. Perché dovrei fargli fumare la sigaretta? No, non voglio. Lascia stare la sigaretta. Lascia stare Alex che l'ho visto. Mi è arrivata la mail che avevo Evirain gratis. Però vabbè, l'ho pagato tipo 10 euro. Cioè, sti cazzi, voglio dire. 10 euro meritatissimi per quel gioco. Un po' di copyright che non guasta mai. Ho avuto giusto una quindicina di segnalazioni della scorsa live. Quindi come fa questa live a rimanere senza una bella segnalazione per copyright? Ed eccola qua, arrivata fresca fresca direttamente da Life is Strange. E voi dite, ma nelle opzioni puoi togliere il copyright? Ma no, il copyright è tutto. Non si può stare senza copyright. Non so, gliela facciamo fumare la sigaretta? Secondo me è sbagliato, raga. È sbagliato. Magari ci sbloccava qualcosa, o che ne so, però evitiamo. Sti cazzi. Grandissimi cazzi. Ok, abbiamo trovato qualcosa di fondamentale, il decodificatore della mappa. Con il posso andare dai vicini? No. Con il decodificatore della mappa, possiamo decodificare la mappa. Fino qua. No, 15 segnalazioni no, per dire, però un po', tipo 4, 5, forse 6. Sinceramente non le guardo neanche più, Alex. Quando mi arrivano un paio di mail, il tuo video è stato segnalato, il tuo video è stato segnalato, e vabbè, ok, GG. Ok, il padre si è addormentato, devo stare attento a non svegliarlo perché se lo sveglio finisce il gioco, vero? Una roba del genere mi avete detto nella scorsa live. Però ho avuto video in cui ho superato le 10 segnalazioni, eh. Cosa pensate della legalizzazione? Penso che sia una cosa giustissima. E non vedo per quale motivo le sigarette e l'alcol dovrebbero siano legali e la marijuana non lo debba essere. È una cosa assolutamente giusta. E aiuterebbe un sacco l'economia italiana, oltretutto. Allora, la mappa. Where is... È qua. Mappa segreta. Decifra. Time for Captain Spear to... Bella Davide! Allora. Oh cazzo. Vabbè, sicuramente i numeri... I have to place it right. Sta tremando, eccolo. It's mine. Non si capisce comunque un cazzo. Mi pare che questi siano le indicazioni nel labirinto, no? Però uno vuol dire che la prima svolta devo andare a sinistra, la seconda a destra, la terza a sinistra, la quarta a sinistra. The Maze of Doom, labirinto del cazzo, quindi sinistra, destra, sinistra, sinistra, è così che devo fare? Stando ai numeri, perché se guardiamo l'ordine dall'alto verso il basso sarebbe sinistra, sinistra, destra, sinistra, se guardiamo i numeri sarebbe sinistra, sinistra, no, sinistra, destra, sinistra, sinistra. Devo guardare i numeri, vero Davide? Ok. Quindi, ricapitolando, sinistra, destra, sinistra, sinistra. Ok, ce l'ho. Stampato. Sinistra, destra, sinistra, sinistra. Sinistra, destra, sinistra, sinistra. No, vabbè, Fefo. Ma se parliamo di... Io sinceramente...
Apriamo e chiudiamo la parentesi perché non è bello parlare di queste cose in live. Sono assolutamente del parere che considerare la marijuana al pari delle altre droghe è una cosa assolutamente da ipocriti. Però tutto quello che è oltre deve essere assolutamente vietato, controllato e punito nel caso ci sia bisogno, perché è tutta merda e è tutta roba da cui stare veramente tanto, tanto lontani. Mi sono dimenticato, sinistra, destra, sinistra, sinistra, ok. Allora. Sinistra, destra, sinistra, sinistra. Destra. Dovrebbe essere giusto. Sinistra, sinistra, dovrebbe essere giusto. GG. GG. Sì, è andato, bene. Ma tutto quello spazio per strisciare, ma dove l'ha trovato? Che era un coso di mezzo metro. Ah, la fantasia. Che bella cosa. Cosa c'è lì? No. Per favore, basta copyright, prego, Dontud. Me l'abbiamo appena sentita questa. Oh, teneva le foto con la mamma. Tenero. Non tanti, mi pare tre, Davide. Tiene le foto, i disegni della madre. Non pianga, Capitan Spirit, che si sciupa tutta la maschera. That Ok. was so pretty. I miss Mom's smile. Che tenero. GG. Tesoro l'abbiamo scoperto. Ci mancano le lattine, la squadra di supereroi. E poi prendere la macchina. Quindi direi. Facciamo le lattine? Don't cry, Charlie. Le lattine sono quelle in casa? No, forse no, vero? Anche perché se ci mettiamo a rompere le lattine, cioè a sparare le lattine in casa, il padre potrebbe svegliarsi e finirebbe tutto. Però qua all'esterno non mi pare di aver visto lattine, quindi tecnicamente. Nel contenitore dentro casa, ok. What? Qua non ci sale? Ok. Dovrebbe essere un gioco di dato GG, così. E il sequel GGVP. Nel contenitore dentro casa. Allora, il contenitore suppongo che sia questo. Porta fuori, ok, così possiamo portare fuori le lattine. I cosi al formaggio sono rimasti nel microonde comunque. No, però devi uscire anche te perché dobbiamo prendere le lattine. Quindi esci.
Prepara il bersaglio, ok. Nothing can escape the deadly aim of the beer hunter. The beer hunter. E con cosa gli spariamo? Palle di neve, banalmente. Vabbè, troppo easy quella palla di neve, comunque. R2 per tirare. Considerando un minimo di gittata, direi che possiamo alzare leggermente la mira, però così dovrebbe andare bene, no? GG! Vabbè, ma come? Non... Questa cosa non succede mai, tipo, che rimangono tre in piedi e quella più in alto di tutte... Rimane in piedi pur cadendo, cioè assurdo. Buonasera ai Phoebus. Ne manca una. Potevo fare un bello strike, me lo son perso. Vabbè. Yes. Dici. Ok, ci manca la squadra di supereroi, ma devo tenere d'occhio Mandroid e i suoi cattivoni. Dobbiamo trovare altri pupazzi sparsi per casa, probabilmente. Mi sa di sì. Solo che all'esterno non ce ne sono, quindi probabilmente devo tornare dentro in camera. In cameretta, forse. Life is Strange diventa uno sparatutto. Anche no. It's like Christmas. No way. Divertimento per tutta la famiglia. Porta la tua arma e gioca con noi. Sì, che bello. Vendita e dimostrazione di Natale al poligono di tiro Harry l'Onesto. Harry l'Onesto, meraviglioso. Tutti pupazzi, ok. Sulla casa sull'albero penso di averli usati già tutti. Dobbiamo andare a fare quelli in cameretta, allora. Sono entrato e uscito di casa una quindicina di volte già. Allora. Pupazzi. Power Bear, Beer e Noctarius. You can't win this battle, Noctarius. It's already over, Power Bear. Don't let Mantroid control you. Nobody controls me. Mantroid is my leader, and he wants you to die. Give up now. We don't have to fight. 10-10. Meglio di Avengers, per quanto mi riguarda. Perché proprio Mandroid, unisciti a noi. You have amazing powers. Why don't you join our team? Join Captain Spirit? Are you serious? He's my enemy. Only because Mantroid brainwashed you. You can help the world with us. Liar. Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy. Bella Checco, buonasera. Scusa, taci. Dai, chiedigli scusa, così si unisce. I'm sorry, Nocturus. I want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this. Niente. Non siamo riusciti a convincere Noctarius. Addio, Noctarius si saluta. Oh, my back. Il figlio piangerà il padre. Captain Spirit, please come to my aid. I can't defeat Noctarius on my own. I can't. Captain Spirit. Lascialo andare, distruggilo. Lasciamolo andare per un'altra avventura. Release him, Power Bear. Oh yeah. Captain Spirit's got il doppiaggio dei personaggi che fa il bambino. Spettacolare. He decided to spare you. Sicuramente meglio di Heavy Rain. Del doppiaggio di Heavy Rain. Di alcuni personaggi di Heavy Rain. Thank you for keeping me from the dark side, Captain.
Oh no, vedi, se l'avessimo distrutto lui sarebbe passato al lato oscuro. Abbiamo fatto bene. Allora, ce ne mancano ancora uno, due, tre. La squalo Ooh, the shark stinger is looking for victims. Look out! Here comes the evil car! That pedestrian better get out of the way. Sì, a parte Pino rialzava il doppiaggio. Non fare niente, intervieni. Rialzava il livello del doppiaggio di Heavy Rain del 200%. That was your last ride, Shark Stinger. Yes, Captain Spirit saved us! You'll never run over anybody again. Adesso Dead Space, è vero, dovremmo anche fare Dead Space 3. Ora che ci penso. Solo che non se ne è parlato benissimo di Dead Space 3. At least the Forest Warrior protect me from the Snow Ghost. Ce ne manca ancora due. Dove saranno? Playtime, all the time. Forse nell'armadio. I could take over the town with this army, or the world. Me ne manca uno. Uno, forse due, non so se uno è assieme all'altro. Bella Mirko, ma sto Red Dead Redemption, minchia. È uno di quelli che aspetto di più, Red Dead Redemption. Tantissima roba. Sottomarino non ci posso giocare. Raga. Non so. Nella casa sull'albero penso di averli già usati tutti. Il dinosauro vicino al padre. Ah, non ci sarei tipo mai arrivato. È solo che non è che poi lo sveglio. Dinosaur Land is open for business. Eat everybody! I am Mar T-Rex, and you are my lunch. Martirex. È un Martirex. Gigi! Ora possiamo andare sull'astronave. Prendi le chiavi della macchina. Però non dovrebbe tecnicamente guidare questo ragazzino, vabbè, insomma. Problema di Dead Space è che non l'hanno più continuato, l'hanno lasciato così nel nulla, sì, infatti. Cioè, con Dead Space 3 hanno cercato di fare sempre questa puttanata del multiplayer. Hanno visto che gli è venuta una merda e basta. Sei Here I come, Mantroid. sicuro di metterti a guidare, vero? Vabbè. Come on, let's get going. This is Captain Spirit, you copy? Ho visto Are you solo sì, there, Mirko, ho Sky visto Pirate? adesso, scusami. Captain Spirit, I read you loud and clear. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Don't worry about me. Mantroid is the one Non in la guida danger. davvero. Fa tutte Gotta le do a quick scenette, ma non la system guida. check first. Instrument panel, check. Force field, check. Proton missiles, check. Escape pod, check. Windshield wipers, check. Everything looks good. Start the launch. Ok. We're going faster than light speed. What's that ahead? Oh no! Meteor shower! Turn on the force field! Too La late! fantasia, Emergency! che bella, SOS! che Crash bella cosa. landing! Io Get Out l'avrei giocato volentieri, peccato che l'hanno fatto solo in co-op, io non I wonder capisco how many queste ships Mantroid has crashed on this planet. Never mind. I landed safe. Time to explore! cose.
so dark, and the sky is so red, like blood. Quanto viaggia sto ragazzino comunque. Mantroid lives here. But how could anyone live here? It's kind of sad and lonely. C'è il combattimento finale contro Mandroid. Something is coming. Or somebody. Boh, io vado verso la luce. Oh, mi chiama Android. Mantroid, show yourself, you coward! Ma non bruciarmi la finzione, strozzetto. Dai, non l'ha neanche accesa, piccolino. Dai, fatti vedere, brutto bastardo di un mandroid. Dobbiamo camminare così tutto il tempo? Capitano idiota. This time you won't get away from me. Evoluzione dei telefoni Android, bro, mandroid. Quindi? Che ansia. No, I can't let you live. Resisti, Captain Spirit. Asteroid Street Direction Mandroid Street, è per quello che è diventato Mandroid. Ecco dove ha trovato il nome. Dall'incrocio davanti a casa. È stato sconfitto da Mandroid. Oh no. You will pay for what you did, Mantroid. I swear. Abbiamo fatto tutto. GG. E ora? Devo svegliare il padre, no? Penso di sì. Ovvio, Alex. I hate seeing him like this. Dad, you sleeping? No, penso sia più svenuto che... Wake up. Dad, come on. Huh? What? Who's there? Who's that? Dad, it's just me, Chris. Whoa, hold on, buddy, okay? Jesus. Ah, posto. Fuck! Dad, are you
I look okay? No, I tripped. Can't even watch one goddamn game. Sì, sono andato, sì, ecco. Fuck! That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? You told me to wake you up. I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? La maschera da supernome la sarei disegnata. Avrei usato la biancheria della vicina di casa bionda, 22 anni, con un bel paio di occhi. This is our castle, and it's our family. Right? Right. Saranno i nonni, i genitori della madre. La nonna. Oh my, look at you. What kind of costume is that? I'm Captain Spirit. Of course you are. We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just hanging out playing video games. You boys and your video games. Ma che è questa, la vicina o la nonna? Like we used to. Like your dad used to. Oh, I know. I'm old. But I did see you clearing that snow off the front porch. So good of you. Mi sa che era vicino. Actually, I was going for a nice walk, but it sounded like the 4th of July over here. Is everything sono okay? Sono i Reynolds dove i nonni. Ah, ok. Stavo addobbando l'albero, papà è caduto, non abbiamo sentito niente. Dovremmo dirgli la verità e farci aiutare o non dire niente e fare quello che ha detto il padre? Non lo so, sinceramente non lo so. Yeah, of course. We didn't hear a noise. Are you sure? Lordy, sì, I thought, I don't know, but it was loud. And there's no other houses sì, around. Sincero. You probably heard sì, me anche and my secondo dad me, watching infatti. The game. He kind of go crazy, so. You're not the only one. I must be hearing things. I hope you have something else planned for today. Oh, yeah. Me and my dad are gonna go buy a real pine Christmas tree. Oh, that sounds like fun. Stephen and I better get one so we can start decorating. Oh, I love this time of year. Me too. And dad said we non vorrei che mi sono perso la possibilità di dirgli del padre. You certainly deserve the best Christmas tree. And if you need any extra decorations, we have a surplus. Ooh, that would be awesome. Well, I'm glad to see you're taking care of your father. Of course. We're both on the same team. You're a good son, Chris. Listen, Chris, I'm only steps away from your house. If you ever feel scared, you can come visit us anytime. Gli dicevi della casa sull'albero, finiva male. Ah, sì? Understand? We're here for you. Okay. Sure. Thanks. Thanks, Claire. I promise I'll see you later. Non lo so. E le traduzioni sono leggermente sbagliate. È vero. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her.
I tried. Man, I bet you wanted to tell her what a shitty dad you have. Huh. No, she just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, please believe me. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... You're just like your mom. Every time I look at you, every time you talk... Stop it. I see your face. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car. Ah, che bastardo. Day. Never. Che bastardo, però. Oh, hey, Chris, look, hey, I didn't mean that, buddy. Yes. Yes, you did. No, listen, Chris. Che bastardo. Cioè, lo incolpa. Vabbè che ha bevuto quello che vuoi, però incolparlo della morte della madre. Ma che schifo. Ecco, perfetto. Vabbè che c'è la neve sotto. Quindi è a posto, vero? Attenzione, colpo di scena. Non è solo fantasia. Sono veri i superpoteri. Grande Capitan Spirit. Oops. Bene, bene. Bene, bene, Dontud. Quando ci dai Life is Strange 2, che ora lo voglio giocare tipo ora, subito, datemelo in questo istante, fatemelo scaricare subito, cazzo. Bello, raga, molto bello, una demo breve ma divertente, fatta bene, e in pieno stile Dontud, in pieno stile Life is Strange. Non vedo seriamente l'ora, a parte il copyright di sottofondo, non vedo seriamente l'ora che esca Life is Strange 2. Forse Chris è un parente o un lontano parente di Max, perché non ha il potere di spostare il tempo, ma comunque possiede un potere. Il ragazzino è un vero supereroe, quindi ha dei veri superpoteri come Max. Chissà se Capitan Spirit parteciperà nel cast di Life is Strange 2, sarebbe figo. Giocheremo come Chris in Life is Strange 2, sarebbe una figata, mi piacerebbe. Un Life is Strange 2 come Chris mi piacerebbe molto, effettivamente. È un bel personaggio, fatto bene, divertente, una bella storia. Cioè, una bella storia, una storia interessante. Il fatto del padre è una figata. Un Life is Strange 2 con Chris come protagonista, raga, non sarebbe male. Cioè, ovviamente bisognerebbe... Cioè, ci sarebbe, però dici... Ok, ma Max, Chloe, cioè... Tutte le vicende di Max e Chloe si fermano lì così? No, non penso, dai. Cioè, sapere anche che fine hanno fatto Max e Chloe sarebbe interessante. Mi fa ufficialmente cagare. Cagare no, però non è uno di quei giochi che mi interessa. Visto che Vampire è un gioco molto lungo, buttarmi dentro un gioco molto lungo che non mi piace molto è un po' una cosa che non mi piace, capito? Perché poi sarebbero tante live da fare su Vampire e se il gioco non mi piace non mi diverto. Quel bimbo è il protagonista. Forse sarà il protagonista. Chi lo sa, raga? Chi lo sa? Io preferivo Max. È che Max, Fefo, l'abbiamo conosciuta meglio, di più. C'è stato un gioco intero su Max, quindi è normale che tra Max e Capitan Spirit, cioè, e il ragazzino Chris, di cui abbiamo avuto solo una demo, è normale che magari le preferenze vadano più su Max, ci sta. Però non mi dispiacerebbe rivederlo in Life is Strange 2. Dipende dal finale che si è scelto. Chloe è vivo, è morta. Se è morto, ah già, è vero, è vero.
Ci sarebbe anche che si incontrassero Max e il ragazzino. Devi portare più esclusive Xbox. Sì, una, due, finito. Signori, quindi abbiamo concluso le fantastiche avventure di Capitan Spirit. Ora andiamo in live con The Exorcism, gioco horror che giocheremo col VR. Ovviamente non potrò partecipare con la chat durante la live col VR, è normale perché c'ho il VR, sai com'è? Però non vedo l'ora di provarlo, anche perché da tanto che non facciamo un horror, come ho detto prima, e da tanto che non uso il VR, quindi è giunto il momento. Bella la musica, ci sta. Vado a prendermi le batterie di ricambio della sigaretta elettronica, poi vado off live 5 minuti, comunque adesso vi dico. Comunque, se salti i titoli di coda c'è scritto. Ok, le cose le abbiamo fatte tutte. Continua. Rincontra Chris in Life is Strange 2. Mi sembra un po' come nei film degli Avengers, no? Chris ritornerà in Life is Strange 2. Exorcism. Adesso si va di Exorcism, signori. Di Exorcism. Ad agosto un nuovo trailer di Life is Strange 2. Pure sto fatto di comprare Life is Strange. Cioè, sicuramente lo comprerò Life is Strange, ma perché così presto? Cioè, perché io dovrei comprare un giorno con mesi e mesi di... un gioco con mesi e mesi di anticipo? Che senso ha? Se tu me lo metti mesi prima a 20 euro in meno, ti dico, lo compro anche, ci sta. Ma metterlo allo stesso prezzo di quanto lo farei uscire in pre-order una settimana prima, perché devo comprarlo adesso? Cioè, non ne vedo il senso, veramente. Però bello, raga, veramente, veramente bello. Mi mancavano i giochi di Dontud, mi mancavano proprio. Anche perché poi Before the Storm non era propriamente un titolo di Dontud vero e proprio, cioè non c'erano superpoteri, cose, no? Era più una roba tranqua, Before the Storm, invece questo è stato proprio figo. Scelte di marketing, che sicuramente non capisco, cioè, lo vuoi mettere in pre-order mesi prima il gioco, fallo, ma mettilo che costa meno, così la gente se lo compra mesi prima e tu hai iniziato a venderlo, tipo, no? We Happy Few, non lo so, è uscito un sacco di tempo fa, la grafica mi piace un sacco, anche lo stile di quel gioco è carino, però non lo so, sai, Alex, sinceramente. Non è male, comunque, è una bella idea fare We Happy Few. Quindi, signori, che dire, vado off live, 10 minuti, massimo 10 minuti, cambiamo gioco, si gioca The Exorcism, un horror col VR, quindi non mancate, rimanete se volete qua, tanto si aggiornerà da sola la pagina quando torno in live, e ci vediamo tra pochissimo, a dopo, ciao!